Siete su Radio Roma. Ed eccoci nuovamente in studio. Naturalmente avevo prima accennato appunto a questo film che diciamo inaugurerà il primo Chuck appunto lunedì prossimo a Guidonia. Ho parlato appunto di un regista molto attento ai fatti di cronaca, soprattutto dopo L'uomo spezzato e il lupo. Sto parlando di Stefano Calvagna. Benvenuto a Radio Roma, Stefano, ciao. Ciao a tutti. Stavi parlando infatti anche dell'uomo spezzato, mi è venuto in mente, che raccontava, ecco, una storia di un professore accusato di molestie sessuali. Anche quella sembra una storia attuale, come quella che sarò per affrontare, che è Il peso dell'aria, e che è un film sull'usura, un'altra tematica diciamo abbastanza inquietante. E devo dire che proprio ieri leggevo che c'era stata veramente una retata proprio su Roma. Insomma, è una piaga che da anni, insomma, ne parlano tanto e hanno fatto barbose tavole rotonde, ma poi non si è mai ottenuto nulla di concreto. Io, per quanto mi concerne, tratto sempre argomentazioni di cronaca, e quindi ho cercato questa volta di spingermi su questa tematica, che penso vada comunque portata sullo schermo. È un film che rappresenta una storia vera, che non è andata troppo in risalto alle cronache. Questo ho visto proprio per la paura che le volte si cela dietro queste situazioni, ecco, di usura, perché è diventata veramente una cosa incredibile, però è purtroppo è un dato di fatto. Quelle poche interviste che si vedono in televisione si vedono sempre con il volto coperto, di spalle, insomma, ecco, questo fa capire che c'è veramente errore vero. E poi con le problematiche che ci sono dopo l'avvento dell'euro, insomma, la crisi, la precarietà, insomma, ci sono sempre più finanziarie che vengono avanti, si trovano tantissimi annunci dappertutto, dalla metro fino ad arrivare sui giornali quotidiani più importanti, a riviste anche tranquille di settimanali, proprio che dovrebbero essere quelli del piacere estivo, di guardare qualche cosa di mondanità. Poi alla fine invece riscontriamo tantissimi annunci di queste pseudo-tali, che poi magari ci saranno anche persone oneste, non penso sia tutto così, però purtroppo molto spesso poi si cade nella rete di personaggi inquietanti. Cioè, spesso si tratta di pubblicità ingannevole, insomma. Sì. Beh, in effetti penso che alla fine non vengano messi in chiaro troppe cose, perché sennò poi non ci ritroviamo non ci saremmo mai trovati a sentire, ascoltare o a leggere cose brutte all'interno delle cronache, certo. Delle cronache, cioè, è qualcosa che purtroppo comporta un rischio continuo per quanto riguarda i giovani, per quanto riguarda chi vuole comunque anche acquistare una macchina, una casa, che certo. Si avvicina alle banche, e poi magari le banche non gli danno tutte queste agevolazioni. Lo so bene io che per prendere un mutuo ho messo 6 mesi con tutte magari le credenziali che avevo, però è stata una cosa abbastanza dura e difficile. Quindi, affrontando qualcosa così, scusate se sentite che passano gli aerei, non sono a Fiumicino, ma vicino a casa mia c'è l'aeroporto di Ciampino, quindi intanto si sente qualche volo. E quindi, ecco, dicevo che questa cosa va comunque messa sicuramente sugli schermi, perché è un film di cronaca, un film importante. Il peso dell'aria per me è un punto forte, che dopo Il lupo, insomma, che se ne è parlato molto, si è polemizzato tanto, questa volta si tratta una tematica sociale importante per far riflettere tantissime persone. Diciamo che tu in qualche modo affronti i casi di cronaca, insomma, affronti il tuo lavoro, ecco, la tua parte professionale, come parallelamente un po' come noi ci occupiamo di giornalismo. Noi in genere ci occupiamo sempre di quelli che sono i problemi, che vanno in qualche modo a calpestare, spesso a schiacciare soprattutto le cellule più deboli del nostro tessuto sociale. E questo, naturalmente, l'usura, tra l'altro è un fenomeno in crescita incredibilmente, nonostante l'opera repressiva da parte delle forze di magistratura e forze dell'ordine è piuttosto agguerrita, però è in crescita. Vogliamo analizzare innanzitutto quelli che sono gli elementi proprio a livello sociale che favoriscono l'usura, perché naturalmente c'è stato un cambio proprio nella vita sociale di tutti i giorni, diciamo dall'euro in poi, mettiamola così, più o meno come data, e forse anche la legge Biagi, la precarietà nel lavoro,
da quando poi nel 97 certo. È stato legalizzato il lavoro in prestito, insomma tutta una serie di cose. Tu come, in che modo li affronti nel tuo film? Beh, io li affronto con una coppia di giovani sposi che praticamente si ritrovano, allora lei è laureata ma precaria, quindi non trova lavoro, e lui viene licenziato da un autosalone, si ritrova senza lavoro, incontra un suo vecchio compagno di liceo casualmente all'ippodromo, e lì avviene ecco, il contatto con non l'amico di vecchia data, ma con poi il futuro problema della sua vita, perché poi è colui che gli presterà dei soldi per un'attività che voleva investire in questa multiproprietà grazie a un consiglio degli suoi ex colleghi. Quando scoprono che andando lì non trovano niente, il terreno è vuoto, sottoposto a sequestro, quindi era stata la classica sola, come diciamo a Roma, lui si ritrova con un prestito preso da queste persone e ovviamente paga lo scotto di un primo, di un amico, quindi moralmente abbattuto da questo, la fiducia, che non mi aveva fatto neanche leggere il contratto bene, con le clausole di un 60% a settimana di interessi. Questa storia è vera, che mi è stata raccontata durante una mia permanenza a un centro benessere vicino Pisa, e quindi stavo lì e ho incontrato questa coppia, e la persona mi ha raccontato durante una serata questa situazione, che poi ho preso spunto per farci un film. Ma capita molto spesso che mi fermo e dico, c'è una storia veramente che potresti fare un film, è una cosa che mi capita. Questa volta invece è stata veramente così, perché poi mi ha colpito a tal punto che sono rimasto 20 giorni in più nel centro benessere e ho cominciato ad aprire il file, ho scritto questa sceneggiatura. Quindi comunque la famosa idea che serve per qualsiasi sceneggiatura, poi naturalmente per il soggetto, sì, e per la sceneggiatura, sì. Chiaramente. Infatti io vivo proprio di queste cose, comunque di fatti reali, per poi portarli sul grande schermo, perché penso che il cinema deve essere verità, a differenza magari, ecco, la fiction delle volte, ecco, viene edulcorata la realtà, ma secondo me sui fatti che vengono portate sul grande schermo, a parte il discorso della commedia, che poi può essere anche una commedia su fatti reali, perché no, certo. E quella che poi fanno più ridere, e anche il discorso del drammatico, i film di cronaca, quelli insomma che affronto io, vengono presi sempre da fattori esterni che comunque vivo o mi sento raccontare, quindi metto dentro sempre delle storie importanti, e questo è molto penso forte da poter digerire. Alle volte sullo schermo si nascono delle polemiche, ma penso sia l'unico modo per far arrivare un messaggio veramente veramente forte, ecco. Stefano, a parte la tua sensibilità artistica e professionale, ovviamente, che ti spinge a parlare di queste delle storie, diciamo, di cronaca, ma soprattutto quelle dove c'è bisogno, poi perché stai dietro la macchina da presa, di una grande sensibilità, soprattutto in qualche modo bisogna forse anche indossare i panni dei personaggi che si vanno a rappresentare. Qualche altro motivo che ti ha spinto a occuparti di case di cronaca? Perché questa linea, sì, professionale? Beh, diciamo, il fattore è nato nel 92, quando subì una rapina malarmata nel negozio di mio padre e mi spararono su una gamba durante questo contesto, quindi lì conobbi proprio da faccia i veri criminali, che comunque hanno delle loro vite, hanno dei loro anche hobby e tutto quello che purtroppo non riusciamo a vedere nelle fiction TV, perché siamo invasi di distretti di polizia marescialli Rocca, ma non vediamo mai l'altra parte. Il cattivo lo vediamo in un minuto, lo ammazzano, gli sparano oppure sparisce. Questa è una cosa che ripeto sempre, bisogna vedere l'altra parte, soprattutto conoscerla e capire il perché, e quindi facendo un viaggio ritroso, come ho fatto nelle mie storie che ho affrontato nel passato, da Senza Paura all'Uomo Spezzato all'Ultimo Liboni, quindi devo dire in tutti questi contesti, compreso quello che sarà poi Il Peso dell'Aria, faccio vedere, ecco, la parte sì dell'usurato, ma anche dell'usuraio. Immagino che immagino la storia di Liboni tu abbia rivisto abbondantemente la scena che tu hai vissuto, sicuramente. Beh, sì, da un certo punto di vista sì, forse da un'ottica differente, diciamo, io ho preso un colpo d'arma da fuoco su una gamba, lui l'ha preso sul collo, quindi insomma poi è stato mortale, però ecco, diciamo che no, no, però...